Benvenuti a questa nuova puntata di iBusiness, il marketing prende quota. Oggi parleremo di economia delle persone. Abbiamo qui con noi Antonella Fossati, Marketing and Communication Specialist di OSM 1816 e anche Media Office. Benvenuta Antonella. Ciao Martina, grazie e grazie a tutti voi. Ma non devo presentarti io? Ma forse hai ragione, Ah, ma perché io iniziamo d'accordo proprio come marketing, bene. ma specialista delle persone sei tu Sì, che ti questo è più il mio occupi. campo, esatto, sulla gestione delle persone e risorse umane. Ma spiegami un po', ma com'è che si lavora con le persone? Cos'è che fate veramente? Allora, beh, il nostro scopo principale è quello di farle star bene, sia che siano imprenditori, sia che siano appunto collaboratori, perché comunque, cioè, ci occupiamo, per così dire, anche del benessere delle persone, perché secondo me, comunque, anche nel nostro lavoro, ma come in tutti i lavori, sono alla base di ogni cosa, quindi per prima devono venire le persone e se loro stanno bene, poi anche tutto di conseguenza, anche il lavoro poi sarà migliore. Quindi, cioè, avere delle persone, insomma, solari, ottimiste, è tutto, diciamo, un plus in più che l'imprenditore si trova? Certo, comunque, non so, magari avere una persona che ha determinate attitudini, è comunque particolarmente portata per svolgere un certo ruolo, aiuta sia la persona stessa, perché da un lato si trova proprio a fare quello per cui è portata, comunque quello che gli piace, e dall'altro lato anche comunque l'imprenditore o comunque il datore di lavoro, perché si trova una persona contenta che è proprio nel posto giusto. Ma com'è che fate a capire se una persona è nel posto giusto? Beh, allora, noi ci occupiamo appunto, diamo una mano agli imprenditori, quindi facciamo un'analisi che prima può avvenire prima anche durante la fase di selezione o comunque ci occupiamo appunto prima di commettere danni, aiutiamo l'imprenditore a trovare proprio la persona giusta. Per far questo ci sono vari strumenti come per esempio dei test attitudinali o magari anche fare dei colloqui specifici o comunque anche solo dialogare con la persona, cioè comunque se hai una certa professione, hai comunque fatto determinati studi, poi ti permettono anche di capire appunto se quella persona sta vivendo magari un periodo un po' problematico oppure sei contenta. Perché anche la serenità è alla base di tutto. Ma quindi è un po' come una sorta di psicologo? Beh, oddio, psicologia, io non ho studiato psicologia, non siamo a strizzacervelli, ovvero non ci permettiamo di dare un giudizio sulle persone, poi anche quello che voglio dire è che comunque magari gli psicologi si occupano più del passato, cioè del capire perché una persona si comporta in un determinato modo. A noi in realtà, cioè, guardiamo più al futuro, ovvero aiutiamo una persona a star bene. Diciamo, non è per essere antipatici, però quello che gli è successo nel passato ormai è andato. Noi siamo Certo. più pronti, siamo più portati proprio per dargli una mano a star bene, a farle, appunto a renderla più felice nel futuro, che non soltanto quello che gli è successo prima. Quindi una sorta di motivazione, gli date una Esatto, sì, carica. comunque una carica o anche solo aiutarla a risolvere i problemi che sono magari banali, però magari non so, abbiamo. Vediamo delle persone che hanno problemi per coi genitori, oppure i classici, anche litigi che possono sembrare piccolezze, comunque fra marito, moglie, oppure hai a che fare con magari delle persone che ti stanno vicino nel tuo ambiente che sono, diciamo, un po' negative o comunque influenzano le persone in maniera negativa. E noi abbiamo, diciamo, una sorta di programmi, di trucchettini o comunque degli aiuti che ti permettono di star meglio. Quindi comunque gli diamo una mano, non solo motivazionale, ma anche proprio essere più serene. Quindi se insomma, uno arriva al lavoro trafelato, i figli, la spesa, tutte le problematiche che può avere, in realtà voi gli date una chiave di lettura diversa? Esattamente, Un sì. po' Più come prendere la vita con più grinta? filosofia, più grinta, più energia, proprio una sorta di infondere una energia positiva nelle persone, proprio per aiutarle a far stare meglio. Fantastico. Eh beh, certo, perché non sembra però, tanti magari danno la colpa al lavoro, cioè tantissimi dicono che sono stressati per il lavoro. Frustrati. Esatto, comunque che non va bene, non si trovano bene, il problema è sempre il capo, le ore, tutto quello che succede. In realtà non è proprio così, Forse allora anzi, non sono nel posto giusto. esattamente, o comunque c'è una persona, un qualcuno intorno a te che ti influenza negativamente, quindi è molto raro che il lavoro crea stress, anche perché una persona di solito sceglie, cioè sarebbe più logico scegliere un lavoro che ti piace fare o comunque qualcosa che ti carichi, che ti dia motivazione. Quindi non è il lavoro di per sé che crea stress, ma magari le persone che si trovano attorno che sono capaci di influenzarti negativamente. Quindi voi, cioè tu accompagni l'imprenditore, l'azienda nella Esatto. selezione, però se un'azienda insomma, ha un team che non è magari affiatato, che non è, però non è che
può di colpo dire vabbè, no, stai a casa, ok, No, insomma. beh, certo. E quindi cosa può fare un imprenditore per motivare, per aiutare a creare questa sorta di grinta, no? Di forza nelle persone, nel suo personale? C'è una chiave, una Sì, sorta di beh, aiuto? la formazione è sicuramente importante, però ci sono anche, diciamo, dei team assessment, diciamo dei lavori di gruppo che mettono le varie persone a confronto, cioè permettono appunto a loro di confrontarsi con l'imprenditore su varie tematiche e proprio anche sulla costruzione stessa di un team e quindi anche lavorare proprio per la creazione di un team dove le persone siano più collaborative, si aiutino fra di loro, porta beneficio sia ai collaboratori stessi, perché comunque si sentono circondati non più solo da colleghi ma anche da amici e anche all'imprenditore che comunque si trova ad avere a che fare con un gruppo vero e proprio di persone e non singoli individui che portano avanti il loro lavoro come se fossero Certo, in una catena di ma montaggio. quindi per fare un esempio pratico, no? Adesso quando siamo a Livigno, insomma, ci sono tantissimi negozi, no? Come un imprenditore che ha un negozio, come può, appunto, come dicevi tu, no? Motivare, creare gruppo all'interno dei propri commessi? Certo, beh, allora, per prima cosa, diciamo, la prima cosa che farei io è aiutare le persone, cioè fare comunque dei colloqui con loro per capire se loro effettivamente stanno bene. Come dicevamo prima, alla base, la serenità è la base di tutto. Chiedimi se sono Quindi, felice. esatto, Ok, giusto detto per in altre capire. parole, che poi c'è anche da dire che magari è difficile che proprio un collaboratore venga a confidarsi o comunque proprio corresponsabile. Ed è proprio qui che ci siamo. Se ci sono io o altri specialisti che proprio svolgiamo questo ruolo, cioè affianchiamo l'imprenditore proprio nel capire quali sono gli eventuali problemi dei collaboratori. Quindi magari si annoia a parlare con appunto i ragazzi per capire se hanno magari problemi o situazioni problematiche all'esterno dell'ambiente di lavoro e per prima cosa gli diamo una mano a risolvere queste tipi di problematiche. E poi dall'altro lato gli diamo anche una sorta di motivazione, proprio una sorta, cerchiamo di infondere loro un'energia proprio per fargli vedere magari anche il lavoro con un occhio diverso, con uno sguardo Sì, diverso. poi diciamo che parlando comunque con te, una persona, insomma, un dipendente comunque si sente un po' più sciolto, un po' più libero, magari si riesce Esatto. a lasciare andare, anche magari con delle critiche che in realtà possono essere costruttive Sì, per sì. l'imprenditore. Infatti, comunque, noi non è che poi dopo prendiamo e andiamo a riferire, cioè il nostro scopo è proprio quello di dare una mano alla persona. Però, ovviamente, se lui magari ha un problema con un collega, con un titolare, di sicuro non viene a dirtelo a te. Noi, che siamo appunto persone esperte, che siamo lì, ma veramente per dare una mano a lui, e poi siamo anche in grado, cioè nel momento in cui si evidenzia un problema, di dargli una soluzione, comunque, anche loro si sentono molto più rilassati. Beh, certo che anche per te, insomma, è una funzione molto importante questa, comunque ti gratifica perché, caspita, riesci ad aiutare, a creare dei Sì. team, a creare... Complimenti, Beh, comunque è veramente. bello, cioè quando vedi che le persone solo stanno meglio, ma anche non solo comunque anche a livello lavorativo, però riesci a dare una mano anche, non so, magari ai tuoi familiari o comunque ai tuoi amici, anche tutto quello comunque sì, è bello, gratificante. Certo, e poi logicamente se c'è un team che lavora bene, l'azienda va meglio sicuramente, i Esatto, fatturati di sicuro. incrementano, insomma è tutto diciamo Sì, è una catena, è come un ciclo, un susseguirsi, perché comunque se io parto che sto bene, di conseguenza sono anche più positivo nei confronti dei miei colleghi, riesco a collaborare non solamente a lavorare, ma comunque a creare anche una certa empatia, di conseguenza anche il negozio, come dicevamo prima, o l'azienda stessa, va meglio, anche io sono più contento e motivato all'inizio, alla mattina, ogni mattina che mi Certo. sveglio, sono più contento di andare al lavoro se l'ambiente è sereno. Sì, poi sto pensando al lato invece del cliente, del negozio, ma anche dell'albergo, no? Che non so, entra, arriva, quante volte che ci capita di non essere neanche guardati quasi dai commessi, no? O Esatto. dalla receptionist che devi stare lì, dici, ma sono arrivata, buongiorno, insomma, Sì, ti mette sì. anche un po' di impacciò, no? Sembra quasi di essere un'intrusa, È no? vero. Soprattutto a me capita molto spesso in hotel, arrivi, cioè sei contento perché magari sei in vacanza, comunque finalmente dici mi godo questa giornata e invece inizia a fare la coda alla reception, receptionist che non ti risponde, quell'altra che magari ti saluta in maniera un po' svogliata nel mentre parla al telefono, comunque sono cose che non ti fanno piacere. Anche quello che fa Assolutamente. tanto, perché comunque una volta che vai in un hotel, cioè alcune cose le dai per scontate, non è più neanche proprio il posto che fa la differenza, ma quanto più le persone che ci sono.
Anche se penso, ritorno in quegli hotel, non tanto per dove sono ubicati, la location, perché comunque bene o male, ce ne sono anche come qua a Livigno, uno da parte all'altro, Tanti. tantissimi, cioè comunque la scelta è bellissima e anche la qualità è molto elevata, però sono proprio le persone. Se tu entri e hai a che fare con una receptionist sorridente o comunque carina che è pronta a darti una mano, ma anche magari, non so, a informarti sulle manifestazioni della giornata, degli eventi, comunque ti dà un qualcosa in più, cioè. Certo, Perché la certo. volta dopo dovrei cambiare se mi sono Assolutamente, trovata anzi, torni bene. molto più Esatto, è volentieri. comunque un incentivo per tornarci. Quindi c'è anche appunto, che poi mi accennavi prima, una sorta di formazione anche delle persone. Esatto, comunque la formazione delle persone è importantissima. Ci sono appunto alcuni strumenti come il test, che comunque è una, sì, è vero che è un test per verificare le proprie attitudini, però comunque la formazione di solito parte da lì, ovvero prima conosco me stesso, almeno capisco quali sono i punti su cui devo Sono un po' più lavorare, diciamo, debole. esatto, comunque quelli che voglio migliorare o su cui diciamo devo lavorare un po' maggiormente. E poi ci sono proprio anche, non so, dei team building, comunque creati ad hoc apposta da degli specialisti, con magari la nostra partecipazione o anche esterni, proprio per creare il gruppo, il team, quello appunto che dicevamo prima. Bene, quindi insomma, non è che posso mettermi io imprenditore lì a selezionare, a fare, a cercare di motivare i miei dipendenti, devo per forza rivolgermi a uno specialista. Allora, per forza, però sarebbe sicuramente consigliato, anche perché più che altro noi esistiamo anche per dare una mano all'imprenditore. Penso che lui abbia, cioè deve focalizzarsi sulla meta, su dove vuole andare, cioè deve portare avanti, deve lavorare più sulle idee. Non possiamo chiedere all'imprenditore di occuparsi anche di tutte le sue persone, di motivarle, perché magari a volte, cioè, è lui che ha bisogno delle persone che aiutino, è più quasi giusto dire che sono le persone intorno che devono aiutarlo. E collaborare con lui che non viceversa. Quindi adesso con l'arrivare, diciamo, della stagione invernale sarete presissimi per motivare le persone con la nuova stagione. Certo, esatto, noi cerchiamo comunque sempre di dare il massimo, anche di aiutare a trovare giusto la persona giusta, proprio perché creare un bel team è produttivo. Noi siamo contenti perché comunque riusciamo a dare una mano, l'imprenditore è contento e finalmente, cioè, è circondato da persone che lo aiutano e così le persone stesse stanno bene. Bene, senti, ma se dovessi darmi quindi così un suggerimento a un imprenditore che o ha difficoltà nel scegliere, anche, abbiamo parlato anche con Roberto Bonacasa, un po' di questo problema, un po' della stagionalità delle persone qua a Livigno, no? Quindi sia della scelta, ma anche del creare team. Proprio così, per sintetizzare e concludere, che consiglio gli daresti? Beh, allora, per prima cosa stare molto attento, cioè individuare la persona giusta, perché proprio tanti, magari appunto nei lavori stagionali, pensano che uno vada là, uno via l'altro, cioè Invece no, abbiamo visto va che anzi, sempre ma bene. parte proprio dalla prima persona, Esatto. dalla Infatti, solarità, sì. dall'approccio, no? È un po' Quindi, un marketing anche sì, quello, no? comunque una sorta di marketing delle persone, o comunque un Esatto, mi marketing piace. personale che ti porta ad essere solare o anche a essere più coinvolgente. Quindi, come consiglio, sicuramente il primo è trovare la persona giusta, cioè magari metterci un attimino di più e comunque dare più importanza alla selezione proprio per individuare il giusto candidato, perché comunque già una volta che hai trovato la persona che è nel posto giusto, già quello comunque vai metà del lavoro. E poi È fatta. occuparsi un attimo anche dell'inserimento, cioè ovvero non solo prenderlo, ok, io ho trovato il candidato, adesso aspettiamoci lui qualsiasi cosa da lui e buttiamolo in mezzo a un negozio, in mezzo a un hotel da solo. Comunque bisogna dedicare una parte, soprattutto all'inizio, dall'inizio di una nuova attività o di una nuova stagione, alla formazione. Perfetto, grazie Martina, è stata Grazie a te. davvero illuminante. Grazie e grazie a Tele Monteneve che ci ha ospitato per questa nuova puntata di iBusiness, il marketing prende quota e ci rivediamo alla prossima puntata. Esatto, alla prossima Ciao a tutti! puntata, ciao!